benvenuti a tutti, sesta edizione delle Mediolanum Baby Cup. Insomma, l'anno scorso è stata una bellissima edizione, quest'anno è stata arricchita, ci sono diverse squadre che parteciperanno per la prima volta. Prima di iniziare di far parlare i protagonisti, io direi intanto di vedere il promo, ok? Possiamo partire. 30 società, 96 squadre, i numeri penso però siano cambiati quest'anno, no? E comincia a partire. Innanzitutto grazie di essere arrivati qua per la presentazione. E quest'anno diciamo che abbiamo cambiato un po' le regole del gioco per far confrontare ancora di più i bambini in tutte le fasce d'età. E per il momento siamo arrivati a 38 società e siamo ancora praticamente all'inizio, questa sarebbe la presentazione. E la chiusura vera e propria è il 3 ottobre, ci saranno le chiusure praticamente delle iscrizioni, poi penso o il 5 o il 6 ottobre faremo praticamente i sorteggi quest'anno, okay? Perché abbiamo cambiato un attimo le regole del gioco del torneo. Quest'anno abbiamo diviso le categorie dai 2005 fino al 2009. Gli esordienti sarà un torneo a parte che non è il torneo Mediolanum. Il 2010 uguale sarà un torneo a parte che non è Mediolanum. Il Mediolanum vero e proprio è dai 2005 fino al 2009. Ok? Vedete, quest'anno abbiamo pensato con Roberto di dividerlo così il torneo, di fare praticamente dei gironi da 4. Ok? Massimo 16 squadre, una volta praticamente passati le prime due vanno a fare praticamente la Champions League, le altre due squadre praticamente vanno a fare la Star League, okay. E li faranno un'altra volta il girone. Abbiamo un po' snellito praticamente il campionato, avrete 7 praticamente domeniche sicure da giocare da ottobre fino a aprile e poi a maggio ci sarà la fase finale. E poi, come avete visto nel promo, la cosa che anche importante è il 27 di settembre, di domenica, faremo la sfilata in piazza, ok? Così almeno avete la possibilità di sfilare, andare sul palco, di presentarvi praticamente a tutto il pubblico del... Abbiamo fatto pure l'anno scorso con grandi numeri, penso più di 1000 persone lì in piazza. Chiediamo l'adesione perché poi ovviamente per l'organizzazione deve essere fatto abbastanza bene tutti quanti. Una cosa importante, parlavo prima con alcune società, quest'anno proprio in virtù di non sovraffaticare troppo le società e le famiglie, le partite giornaliere sono state ridotte a 4 invece di 5, perché con piccoli ritardi e tutta una serie di situazioni si andava a finire su orari troppo improvvisati, soprattutto per le società che venivano da fuori. Quindi abbiamo cercato anche per questo di dividere i gironi in 4 da 4, in maniera che riusciamo a suddividere meglio nell'arco della giornata gli orari. Sì, perché gli orari saranno dalle 9 fino all'ultima partita, inizierà alle 11:30. C'erano altri anni, ovviamente la stagione e mezzo, l'una, che un po' di ritardi ci sono sempre, però lavorando in questa maniera abbiamo pensato con Roberto che è un po' più tranquillo la gente che viene da fuori, perché no, adesso il torneo si sta incantendo della Cina, vedete chi da Anzio, chi dalle Falasche, chi viene da Roccagorgia, chi da Piverno, adesso da Sezze. Allora abbiamo pensato di fare così, penso che sia la formula migliore anche per far confrontare i ragazzini. Anche se poi come ogni anno cerchiamo di migliorare in tante cose e poi durante l'attività ci accorgiamo che ci stanno altre 10 lacune. Quindi... Un'altra novità che da quest'anno praticamente abbiamo pensato con Roberto di fare, praticamente le società possono presentare nella stessa categoria una sola squadra, a differenza degli altri anni che mettevano A e B, una sola squadra. Poi, il torneo è questo qua, Mediolanum, dai 2005 ai 2009. Se vediamo che ci sono tante altre società, come adesso ancora ci hanno chiamato e detto ma io ho 30 bambini del 2006, come possiamo fare? Okay. Voi intanto segnate la squadra al Mediolanum, i 30 bambini, ok? È una squadra sola. Poi ci saranno tornei alternativi, chi vuole partecipare, non si gioca di domenica ma si giocherà di sabato, e certamente non con i costi del Mediolanum o altri costi, però si giocherà di sabato. Ipotesi, facciamo 7 squadre del 2006,
creeremo un torneo per le sette squadre di Masa. Così almeno, che ne so, ciao Roma, la squadra, che ne so, una domenica mandi un gruppo e l'altra domenica mandi un altro, così accontentate tutti quanti. Abbiamo fatto così, ci sono state un po' di difficoltà a noi per tenere tutte quante le società A, B, C, io penso che la cosa mischiavano i ragazzini, la cosa no, ma pure per rispetto per chi ha una sola squadra. 30 bambini disegnate sopra il foglio, nome, cognome, tutto quanto, adesso vi spieghiamo il fatto delle distinte. Parole chiave, divertimento dei ragazzi, soprattutto fair play, e quindi proprio per questo c'è la parola che è nessuna che incarna esattamente al mister Zio. Allora due parole anche da lui. Buonasera a tutti, per chi non mi conosce sono Andrea Martinella, sono il delegato provinciale al fair play. L'anno scorso il comitato nazionale ha aderito al Mediolanum Baby Cup perché il fair play, per chi non lo sapesse, ma penso lo sapete tutti, altrimenti non sareste qua questa sera, è rispetto delle regole, un corretto stile di vita. Voi tutti avete in mano un patrimonio, l'hanno scritto qui, dove i sogni di bambino diventano realtà. Io penso che i sogni li dobbiamo mantenere anche da adulti, altrimenti non possiamo insegnare ai bambini a diventare adulti. Quindi il sogno serve per diventare adulti. Con loro mi ci lego un rapporto di amicizia con Roberto e Davide, con Peppe. Infatti stavamo ricordando con Franco Pinti, che è lì in fondo, perché adesso fa l'allenatore, ma anche lui è stato giocatore. Quindi prima di fare allenatore devi fare la tua gavetta, perché oggi tutti diventano allenatori senza fare la propria gavetta, si sentono tutti allenatori. Lo dico perché siccome non dovrebbe servire il logo fair play qui, e io non dovrei parlare oggi, sono sincero, ma è proprio il periodo che ce lo richiede, dobbiamo ritornare un po' a quella semplicità, a quei valori che hanno contraddistinto il valore del calcio, perché adesso parliamo di calcio, ma il fair play la chiude tutto a 360 gradi. Questo è il mio ruolo, andare a rinfrescare le idee, la mente e il cuore delle persone che devono dare il massimo per non perdere questi valori, questa semplicità. Quindi ringrazio loro che mi hanno permesso di stare qua questa sera e di averlo trasmesso anche a voi, che poi voi a vostra volta lo trasmetterete ai ragazzi e alle famiglie, perché i genitori sono più importanti dei ragazzi che vanno in campo. Questo è il lavoro che stiamo facendo sulla provincia di Latina, educare i genitori, perché i genitori sono la rovina dei ragazzi. Quindi se voi tutti mi aiutate a fare questo, io vi ringrazio. Buona serata a tutti. Direi che ci siamo. Sì. L'ultima parola a Roberto. Ovviamente ricordiamo l'introduzione del cartellino verde con il premio del fair play. L'abbiamo introdotto lo scorso anno, adesso sta cominciando a prendere piede un po' pure su tutti i campionati nazionali, mi sembra la Serie B diventata obbligatoria, quindi siamo contenti di questa cosa. Purtroppo quando sale la competizione, questo ce l'avevamo ripromesso con Giuseppe quando l'abbiamo fondata questa iniziativa, e le squadre poi cominciano a avere avere voglia di risultato e non più di aggregazione e divertimento. Noi dobbiamo cercare di, come ha detto Andrea pure, di fargli sempre stabilire questi valori. Diciamo che qualche episodio spiacevole anche nella scorsa stagione si è verificato, però ho visto anche la sensibilità da parte di tutti di cercare poi di aggiustarle queste cose, quindi sono fiducioso e do il benvenuto alle società nuove, il ben trovato alle società ormai vecchie, a quelle storiche, ormai è diventata una cosa di famiglia, e ringraziamo qui che è presente anche Andrea Palmeggiani, direttore generale dell'Accademia Sport, che con la location appunto dell'Agora Fitness ci accolgono tutte le domeniche in questo massacrante tour annuale, insomma. E per il resto grazie a tutti. Adesso siamo pronti per il brindisi. E come sapete bene, visto la mia stazza, siamo qui già pronti. Vai, vai. Io sempre a mangiare, penso. Insomma. Ogni società adesso avrà i suoi. Ogni società deve prendere questi quattro fogli, quindi ci avrà. Solo una cosa, prima dei fanbrindisi insieme. Sì, sarebbe. Sì. Se vi volete avvicinare, se riusciamo a fare questa super foto di gruppo, sarebbe l'ideale.